della postazione Prima Musica Multimedia Project, Salvatore Massimo Fazio, detto da tutti gli amici Massimo. A proposito di amici, saluto Piero. Ciao Piero. Ciao Piero. Un bacio a te e anche al tuo papà, il nostro avvocato del cuore, Peppino. Salutacelo pure. Sì, sì, diciamo. Anche se Piero quando Libera poi dici Peppino, lui immagina subito suo figlio, ma noi in verità non parliamo di Peppino piccolo, ma di Peppino il grande. Peppino, per antonomasia. Peppino e basta. Abbiamo conosciuto un po' meglio nel blocco precedente di Viva la Vida Massimo. Lo abbiamo conosciuto come uomo, come professionista al di fuori della scrittura, dei saggi e di quant'altro, ed è arrivato il momento di conoscerlo anche come scrittore per la prima volta di un romanzo. E ieri ti ho visto felice come un bambino può aprire un pacco, sì, di regalo a Natale, aprire il pacco con cui la casa editrice, l'Arcadia Eclipse, ti ha mandato tutti questi bei libri, tutte le copie, solo per te. Sì, diciamo che Arcadia da una decina, dodicina d'anni gli editori indipendenti si sono affermati in maniera non indifferente. Un tempo, 20 anni fa circa, c'erano degli editori indipendenti, però altri facevano quello che a molti non piace, cioè? Il NEP, no editoria a pagamento, non lo facevano, dunque non fare l'editoria a pagamento, però invece molti si facevano pagare, che non c'è una legge che lo vieta, per carità. Poi pian pianino si sono affermate diverse realtà e quelle là che sono finite nel limbo, insomma, ce ne sono diverse. Fra queste c'è Arcadia, che ha, tra le altre cose, Arcadia ha una matrice siculo-sarda, perché ha sia la collana Eclipse che Sidecar, una sede a Palermo che è curata dalle gemelle Ivana e Mariela Peritore insieme a Patrizio Zurru, anche bello. Due. E approdare a una casa editrice di questo livello è stata un'emozione fortissima e potentissima, ripeto, dopo l'imporsi delle case editrici indipendenti, che poi ci sono quelle, sono acquisite dalle grosse major, ma non sto qui a fare pubblicità perché non me ne frega. Bravo, no. Hai capito. Grazie, perfettamente, cara. Come funziona anche la radio, vedi, è bello averti con me in studio proprio per questo motivo. Ma veniamo al dunque, e finalmente vi faccio raccontare solo un po', perché non si può spoilerare più di tanto, perché altrimenti questo libro non lo leggerete mai, Il tornello dei dileggi. È un romanzo, scusami se sto chiamando semplicemente libro il tornello dei dileggi, ti chiedo scusa, perché comunque bisogna stare attenti con le parole, perché c'è sempre quella linea sottile del no, non mi piace così questa espressione. Si racconta una storia, è un romanzo che diverte, che commuove, un sacco di situazioni esilaranti scritti dalla sua penna, ed è un racconto che si svolge in 3 città diverse. Quali? Così ti passo la palla. Bene, sono più di 3 le città, però quelle là potenti, potenti, potenti sono Madrid, Catania e Torino. Anche se Torino è citata solo in una parte, però ha un momento fortissimo nel romanzo. C'è una storiella così di amore, ma molto di sfondo, e poi c'è tutto ciò che negli anni io ho osservato e ho vissuto, perché sono stato parte integrante, nelle città dove ho vissuto, appunto fra queste ce ne 2 che sono Torino e Catania. Niente, non spoilerare niente, ragazzi. Vabbè, no, si sa che io vivo, ho vissuto solo questo, e quindi si dice questo. Però ci sono tante, tante di queste cose vissute, tante diramazioni della vita, la politica, il sociale, lo sport, per carità, il calcio, Zeman, Montella, questi personaggi, il Catania e la Roma, il mio cuore è diviso. Questo si sa, non è uno spoiler, in 2 parti, fra la Roma e il Catania. E poi racconti anche di personaggi, sì, che non sono proprio solo dei personaggi, ma sono delle persone che vivono la nostra città, che sono anche delle persone in vista. Sì, sì, sono delle persone in vista, li racconto, li metto in dei contesti, in dei movimenti, ho chiesto loro la liberatoria. Coloro che mi hanno detto sì, ho potuto fare il nome e il cognome, mettendoli in altri contesti, certo, perché poi c'è la fiction, e altri che mi hanno detto no, invece ho cambiato il nome e li ho piazzati nei loro contesti. Ma chissà perché no? Io sarei felicissima di far parte di un romanzo, invece no, ma chissà perché no? Ci avevano paura, questa è la verità. No, Massimo, vabbè, ma io sono molto, molto, molto tranquillo, tranne la sera, quando tento di andare a dormire, che vabbè, tu l'hai letto più volte perché mi sfogo. Sì, è vero. Perché io abito in una palazzina carina, carina, piccoletta, così, che è un cantiere aperto da quando sono piccolo, è un canile, un nuovo
nuovo canile, ecco. E poi, poi bestemmio, insomma, dico delle parole ad alta voce, non bestemmio mai. Ci mancherebbe, quello non si fa. Esatto, ad alta voce devo sentire che dicono, cioè praticamente zitto, zitto, che Massimo urla. Cioè io ho fatto un urlo, esatto, perché ho sbattuto un libro in aria così, perché devo andare a riposare, al mattino mi sveglio presto. Sarebbe ideale, e di questo ne parlo nel tornello, ma non lo spoilerò tutto, giusto, che quando si dice di essere persone civili, devono essere pronti gli altri a dirtelo se sei civile, perché se lo dici di te stesso, io porto testimonianza che sei uno spaccamento di Cabasisi, diceva il buon Camilleri facendolo dire al nostro commissario Montalbano, tu sei un incivile. Qualcosa l'abbiamo, solo questo abbiamo spoilerato, però il libro è buono. No, quindi voi leggete serenamente il tornello dei dileggi di Salvatore Massimo Fazio. Ti saluto chiedendoti di lanciare un appello a tutti i ragazzi che non amano leggere moltissimo. Tu ricorda tu perché è sempre importante leggere, perché sono fissata. Signori e ragazzi e amici, è importante leggere perché il vocabolario interno non si ferma soltanto e solamente a quei termini che abbiamo. Guarda, io lavoro in area di malattia mentale, psichiatrica e di riabilitazione, anche da privato. Parlavo con un collega mio da studio privato e anche con una collega che qualunque cosa ti succede, loro vanno per nozioni. C'è uno che utilizza solo una cosa, dice è paranoico, cioè quello è paranoico, tu hai il rossetto di colore, è paranoico. Un altro invece che campa di razionalizzazione e di però nonostante tutto io li voglio bene, li amo, li adoro. Dunque leggere anche le cose che sono più semplici, che vanno contrarie, sono lontano dai vostri interessi, dal vostro lavoro, sicuramente arricchisce sempre il vostro vocabolario e vi potete permettere di fare un bel discorso e magari di cimentarvi con la penna in mano e non avere paura a scrivere e a dire quello che può succedervi, come ad esempio se state studiando e non vi fanno riposare i vicini di casa. Ecco, vedi, in maniera elegante, elegantissima. Appunto, stavo per dire questo, vale, vedi un po' che bel esempio. Meno male che hai detto poi in maniera elegante. Elegantissima. Grazie mille di essere stato con me nel corso di questi minuti. È stato un grande piacere scoprire insieme a te questo romanzo, Il tornello dei dileggi. Ci aggiorniamo, vedremo come andrà. Certo, e poi che mi dirai. Sì. Un bacio grande, grazie mille. Grazie Roberta e grazie a tutti gli ascoltatori e agli amici. Ciao, ai compratori, acquistatelo. Ciao. Ciao.